Questa per eccellenza è la pesca che mi piace di più fare. Praticamente è la pesca in acqua bassa, dove si fa l'agguato, bisogna andare piombati in una maniera perfetta, però per poterlo fare bisogna seguire delle regole. La regola principale è cercare di restare in equilibrio anche in profondità, praticamente zero, come in questo caso. In equilibrio intendo che bisogna avere una piombatura che ti permette di camminare piano piano senza andare verso l'alto e senza andare verso il basso. Per fare questo ovviamente è difficilissimo perché le profondità cambiano e a 30 centimetri non è la stessa cosa di andare a 2 metri d'acqua, perché a 2 metri d'acqua sarai molto pesante, probabilmente invece a 30 centimetri sarai molto leggero. Questo si può fare solo grazie al Bermuda, che è un pantaloncino che ho al di sopra della muta, che mi permette di infilare delle pietre e quindi regolarmi man mano che cammino. Allora, le regole sono fondamentali perché il non seguirle significa poi avere difficoltà nella cattura. Allora, intanto io ovviamente vi invito come sempre a iscrivervi al canale o mettere dei like. E poi andando insomma avanti per il racconto, io vi sto raccontando queste catture proprio per farvi vedere la mia vera passione. Io pesco da tanti anni, sono 40 anni che faccio pesca subacquea, che pratico questo sport e l'ho fatto anche a livello nazionale. Ovviamente mi è rimasta come passione anche perché il pesce mi piace mangiarlo e quindi catturare un qualche cosa che poi sia sano, perché oggi di sano veramente c'è veramente poco, mi è rimasta. E niente, che vi volevo dire? Volevo dire che si può iniziare a qualsiasi età, è uno sport sano. Ovviamente nei periodi invernali molte volte pensiamo, ma chi ce lo fa fare? Perché il freddo ovviamente ci prende, perché i tempi stiamo molte ore a mare. Però grazie alle mute, oggi le mute sono veramente eccezionali, aumentiamo gli spessori e quindi praticamente ci permettono di restare molte ore a mare senza avere freddo. Ovviamente in poca acqua è più facile perché le mute si schiacciano poco, quando si va più profondi allora l'inverno diventa veramente dura. Allora, queste sono tutte catture, perché mi hanno richiesto catture in pochissima acqua, come questa qui che stiamo vedendo adesso, e veramente non vado oltre il metro. Questo per dimostrare che non c'è bisogno di scendere molto fondo, addirittura si potrebbe pescare senza neanche scendere. È un fatto di tecnica, è un fatto di tranquillità, è un fatto di rilassatezza, anche perché quando si va a mare il tempo scorre in una maniera molto diversa. Anzi, addirittura non si riesce, cioè il tempo passa veramente in modo diverso, scorre a una velocità impressionante, noi non ci rendiamo conto del tempo che passa, ma chi ci accompagna o chi ci aspetta ogni volta ci dirà: ma quanto tempo sei stato? È perché ovviamente noi non ce ne accorgiamo. Allora, in questo caso noi stiamo catturando, io sto catturando cefali e spigole. Ovviamente sto usando un fucile molto particolare, come si vede, è un fucile a specchio che non disturba i pesci, anzi li attrae, e non spaventandoli riesco ad avere anche una facilità maggiore. Queste zone che sto frequentando in questo caso sono tutta la zona del Cilento, che è una zona molto ricca di questi pesci, anzi forse poco ricca di tanti altri. E niente, mi faceva piacere farvi vedere queste catture e un saluto a tutti. Spero che vi siano piaciute e vi ricordo ancora, iscrivetevi al canale perché mi spingete a farmene a vedere altri. Ciao a tutti.